Io sono Chiara Tagliaferri, sono autrice di podcast, scrittrice. Mi piacciono le storie dove tutto va a ramengo. Mi piacerebbe partire oggi da una parola che è abracadabra. È una parola che da piccola io ho pronunciato centinaia di volte sperando di vedere dei conigli che uscivano da dei cilindri o magari di trovare dei passaggi segreti aprendo, che ne so, la credenza della cucina. Non succedeva mai niente, ma non ho mai smesso di sperare che dicendo qualche abracadabra ben assestato potesse accadere qualcosa. Molti anni dopo mi è capitato, leggendo i libri di J.K. Rowling ed entrando nel mondo di Harry Potter, di trovarmi di fronte alla maledizione più temibile che ci sia nel mondo di Hogwarts, che è Avada Kedavra. Con un Avada Kedavra piazzato bene, il tuo avversario finisce secco, stecchito al tappeto, morto. Mi sono chiesta da dove arrivasse quella Avada Kedavra e visto che J.K. Rowling non fa mai nulla per caso, ho scoperto che lei è andata a pescare la maledizione più terribile che ci sia dall'aramaico, perché in aramaico Avada Kedavra significa sparisci, come questa parola. Ma c'è un'altra parola in aramaico molto simile, con un suono molto simile, che è avracadabra, che ha tutto un altro significato, vuol dire io creo ciò che dico. E dunque forse io e tutti voi avevamo ragione da piccoli a dire abracadabra, sperando che accadesse qualcosa, perché le parole sono effettivamente atti magici, perché ci permettono di dare forma a ciò che ancora non esiste. Noi creiamo degli universi interi con le parole. Ci sono delle scrittrici e degli scrittori particolarmente giganteschi che non si limitano a raccontare delle belle storie, ma riescono a gettare le fondamenta di interi mondi dove troveranno senso non solo le loro storie, ma anche quelle che molte altre e molti altri decideranno in futuro di scrivere. Tra questa schiera di scrittori giganteschi c'è sicuramente Stephen King, uno dei miei scrittori in assoluto preferito. La leggenda narra che quando tu arrivi nel Maine, il luogo dove lui è nato, cresciuto e non se n'è mai andato, ci sia un cartello che non dice benvenuti nel Maine, ma una scritta che dice If you don't like Stephen King, go away. Se non ti piace Stephen King, il Maine non è il posto adatto per te. Da dove parte lui per raccontare le sue storie? Ho letto una volta un'intervista molto bella in cui lui racconta che ogni volta che gli viene in mente una scintilla che poi gli spalancherà uno di quei mondi pazzeschi in cui noi andremo ad abitare, gli risuona nella testa una filastrocca che le donne della sua famiglia ripetevano ogni volta che vedevano una ragazza incinta per la strada. Lo diceva sua madre, le sue sorelle, sua nonna. La filastrocca aveva queste parole: da dove sbuchi, ragazza mia? Dal nulla o ti sei persa per la via? Ed è molto strano perché in queste poche parole che mettono insieme uno slancio verso il futuro, quindi la vita che verrà, ma anche qualcosa di perturbante, oscuro, c'è in fondo già tutto il mondo di Stephen King. E lui dice che ogni volta che appunto nella sua testa si apparecchia, si srotola una di quelle immagini che poi lo porterà a raccontare il male, cosa che lui ha fatto negli 80 più libri che ha scritto, anche sotto pseudonimo, che poi sono diventati film e serie televisive. Ci sono 40 titoli tra film e serie tratti dalle opere di King e 500 milioni di copie vendute che lo hanno trasformato nello scrittore più pagato al mondo. Stephen da sempre si interroga sul male. Lo fa anche in It, che per me è un romanzo di formazione pazzesco. Andrebbe studiato nelle scuole per svariati motivi. Intanto perché ti dice che i ragazzini possono salvarci e che puoi sconfiggere il male solo se rimani coeso. I temi
che King tratta in It sono la violenza, l'abuso sulle donne, l'infanzia che è vissuta come la peggiore eredità possibile, ma un luogo in cui bene o male tutti quanti noi siamo costretti ad abitare e anche a farci conti. C'è la forza della memoria, c'è la miseria dell'animo umano. La cosa interessante è che in queste 1200 pagine piene di ragni, mostri giganti, creature spaventose, in realtà noi non stiamo leggendo un fantasy, ma stiamo leggendo un libro che parla del mondo che noi viviamo, perché tutti quanti noi sappiamo che cos'è il male, lo abbiamo ricevuto e molte volte volontariamente o involontariamente lo abbiamo anche fatto. Stephen King racconta del male perché gli piace da matti prendersi paura e farci prendere paura. Una volta ho letto un commento molto bello di una sua lettrice che diceva: mentre io leggo i suoi libri è come se io fossi lì dove tutto sta accadendo. Mi piace anche molto andare indietro nel tempo, a guardare le infanzie delle persone che io amo, perché sono sempre momenti, come ha detto appunto King, l'eredità più terribile che noi ci troviamo a contrastare è la nostra infanzia, sono momenti in cui accade sempre qualcosa che poi farà sì che noi diventeremo le persone che siamo. E Stephen a 4 anni sta giocando vicino a dei binari del treno con un amico e l'amico viene travolto da questo treno. La madre racconterà a Stephen che lui è tornato a casa in stato di shock e per molti anni non ricorderà nulla di quello che è accaduto. Ciò che rimane del suo amico verrà messo in un cesto di vimini e molti anni dopo Stephen scriverà Il corpo. È un racconto straordinario, contenuto in stagioni diverse, e c'è anche un film bellissimo che hanno tratto, che è Stand by Me, con un River Phoenix giovanissimo. In questo racconto lui fa una cosa che tutti gli scrittori fanno: esorcizza la sua paura trasformandola in narrazione. Mario Vargas Llosa dice che gli scrittori sono esorcisti dei loro demoni. La letteratura non è la capacità di provare dei sentimenti, perché tutti noi sappiamo provare dei sentimenti. La letteratura è la capacità di dare forma a quei sentimenti. Una volta Vladimir Nabokov ha detto una cosa molto spiritosa. Ha detto che la letteratura non è nata quel giorno in cui un ragazzo in fuga dalla valle di Neanderthal ha urlato al lupo inseguito da un enorme lupo grigio, ma è nata il giorno in cui quello stesso ragazzo è fuggito dalla valle urlando al lupo e dietro di lui non c'era nessuno. La letteratura è invenzione e nella finzione letteraria riusciamo molto spesso a dire la verità. Le storie ben raccontate riescono a fare anche un altro abracadabra, riescono a generare il desiderio di ciò che non esiste. Proviamo a uscire un attimo dalla letteratura e entriamo nella televisione. Torniamo indietro nel tempo, andiamo negli anni 80, fine anni 80, quando in seconda serata sulla Rai andava in onda Indietro tutta di Renzo Arbore. C'erano delle meravigliose ragazze che a un certo punto in ogni puntata cantavano una canzone in cui pubblicizzavano il cacao meravigliao. C'era in diverse varianti, c'era il depressao, lo spregiudicao e il delicasao. E è successo che centinaia di migliaia di persone si sono riversate in tutti i supermercati d'Italia a cercare quel cacao meravigliao, perché poter bere quel cacao significava bere in realtà quella sfrenata leggerezza, poter immaginarsi una vita piena di lustrini, esattamente come quella che vedevano in televisione. Era la ricerca della felicità, era il sacro Graal. Qualche anno dopo è accaduta la stessa cosa con un altro prodotto, che era il caffè solubile. E dietro c'era David Lynch, un altro meraviglioso raccontatore di storie. Era il 9 gennaio del 1991, quando alle 20:40 su Canale 5, la rete più mainstream che si possa immaginare, andava in onda la prima puntata di Twin Peaks. C'era Laura Palmer decisamente morta in riva a un lago avvolta nel celofan e tutti potevano essere gli assassini di questa
meravigliosa ragazza di 17 anni che non sarebbe più tornata a casa. C'era una comunità che indossava dei giacconi a scacchi rossi e neri e che cercava disperatamente la felicità, anche se tutti erano profondamente infelici. Violenza, sesso e droga erano la panacea dietro cui ciascun abitante di questo strano paese in cui i gufi non sono quello che sembrano e i ceppi parlano, nascondevano i loro segreti. Prima di Twin Peaks, in televisione vedevamo gli sceneggiati, si chiamavano ancora così, o le soap opera, in cui era molto facile capire dove stava il male e dove stava il bene. I cattivi erano dei cialtroni, dei furfanti, erano tagliati con l'accetta, era il JR di Dallas, e tu, spettatore, sapevi sempre da che parte stare. Arriva David Lynch e spariglia le carte, perché tutti i suoi personaggi sono, come siamo noi, pieni di zone d'ombra. E sono fatti di luce e anche di oscenità, e lo spettatore a quel punto non sa più da che parte stare, ma si riconosce nel bene e nel male. Questa è la vera rivoluzione che Lynch ha fatto, partendo da una mappa. Quando lui ha presentato Twin Peaks all'ABC, l'emittente che poi avrebbe trasmesso Twin Peaks, ha portato una toponomastica precisissima di questa cittadina immaginaria che lui aveva creato. In questa cittadina c'erano i bar, c'erano i ristoranti, c'erano le case degli abitanti. Lui non sapeva ancora che protagonisti avrebbero popolato quelle case, ma nel momento in cui lui ha costruito questa mappa, tutto gli è stato chiaro, perché i protagonisti hanno bussato alle porte di quelle case. Prima di internet, prima dei social, Twin Peaks diventa virale. Tutte noi indossiamo il cuore spezzato a ciondolo che ha Laura Palmer, tutti vogliamo bere il caffè dell'agente Cooper, perché siamo convinti che se beviamo quei litri e litri di caffè solubile diventeremo affascinanti, meravigliosi, intelligenti, perspicaci, interessanti come lui. È di nuovo il desiderio non acquistabile. David Lynch con Twin Peaks ha raccontato le meravigliose storture dell'animo umano. Siamo tutti dei legni rotti e io penso che le buone storie e che la letteratura non debbano aver nessuna intenzione di giudicare, ma debbano provare a comprendere. Non credo che la letteratura possa servire a cambiare il mondo né a dirci che cosa è giusto o che cosa è sbagliato. Penso che possa salvarci, ma lo fa in maniera imprevedibile, ex post. Penso che possa servire però a riconoscerci e a farci sentire meno soli con tutte le nostre meravigliose devianze. Vi lascio con le ultime parole di una bellissima lettera che secoli fa Francesco Petrarca scrisse a Giovanni Boccaccio. Petrarca dice a Boccaccio: non c'è niente di più leggero di una penna e non c'è niente di più bello delle parole. Uno scrive parole e tra mille anni qualcuno continuerà a leggerle e ad amarle. Poiché devo morire, poiché tutti dobbiamo morire, bramo che la morte mi accolga mentre sono intento a leggere o a scrivere. Thank you.